Forse stava correndo a casa per pranzo l'uomo che intorno alle 12 ha perso la vita in un incidente stradale a Bagnara di Romagna. Stava procedendo in direzione Castel Bolognese lungo via Pilastrino quando, per cause sconosciute, persino ai testimoni oculari, ascoltati dalla polizia di Lugo, intervenuta sul luogo della tragedia, ausiliata anche da una volante dei carabinieri, l'uomo al volante della piccola utilitaria, rese riconoscibile dal violento urto, si è schiantato contro il muretto del civico 12, abbattendolo insieme al cancello d'ingresso della villetta. Allertato dal terribile rumore, tutto il vicinato si è riversato in strada e ha avvisato il 118. I sanitari sono intervenuti con un'autoambulanza e l'elimedica e, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno estratto l'uomo dalle lamiere del veicolo. Dopo più di 20 minuti di rianimazione cardiopolmonare, gli operatori del 118 hanno dovuto constatare il decesso dell'uomo. Francesca Diletta per Faenza Web TV.